Lo spettacolo Weekend Dance continua, si avvicina il Natale, bisogna fare tanti regali. Io vi do un consiglio: Gioiellerie Raffaele Pezzuto, guardate il servizio. È un piacere intervistarli entrambi, fratelli Pezzuto. Andiamo su quello più giovane, che è Gianluca. Salve, buonasera. Ho detto bene? Bene, bene, sì, sì. Antonio, buonasera. Buonasera. Allora, Gioiellerie Raffaele Pezzuto dal 1962. Questa è la sede storica, no? Sì, sì, sì. Qui a Marano. E questa sera avete pensato di creare un evento importante di un brand svizzero che è Oris. Sì, Oris è un marchio dal 1904 di manifatture parziali ma con specifiche caratteristiche tecniche di orologeria subacquea. E vediamo degli orologi particolari che hanno dei profondimetri meccanici, sì, e delle caratteristiche particolari di un design innovativo. E poi naturalmente, Antonio, mi sembra di capire che il costo è medio, non è molto alto, quindi alla portata di tutti. Sì, è alla portata di tutti ed è un orologio di manifattura, come ripeteva mio fratello, fa dei meccanici con un design molto moderno, molto particolare, e anche qualcosa di vintage che ricorda gli anni 50. Gli anni miei, ecco, questa è una battuta per me, quindi per Natale potrebbe essere un ottimo regalo, un orologio Oris. Orologio Oris, sì. Guardate l'immagine, poi torneremo con Antonio e con Gianluca e parleremo anche con Fulvio De Angelis, che è il responsabile sud Italia di Oris. Sì. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Fulvio De Angelis, responsabile Oris, benvenuto su Weekend Dance. Grazie, grazie, molto gentili, veramente siamo molto contenti di vedervi e di vederci in questa trasmissione. Un aperitivo tra amici per presentare un brand svizzero datato 1904, se la memoria non mi tradisce. Perfetto, è un complimento. L'hai detto prima tu. Sì, del 1904, è una manifattura che viene da Holstein, un posto della Svizzera molto particolare. Hanno cominciato due giovani in quell'epoca di appena 24 anni, dopo 10 anni avevano già 300 impiegati e 6 stabilimenti in Svizzera di produzione. Un orologio per lui, un orologio per lei. Sì, sicuramente, sono molto attenti sia alla produzione maschile che a quella femminile. Loro hanno 4 famiglie di orologi, hanno una famiglia diving che va verso gli sportivi subacquei, una motorsport che raccoglie tutto quello che è la sportività, una aviation per l'aviazione e una couture che è tutto quello che è il classico per lui e per lei. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta, Gianluca, per acquistare un orologio per lui o per lei, Oris? Sicuramente è un prodotto che va a 360 gradi. Abbiamo i prodotti sportivi al top per i subacquei, però sono specifici per qualsiasi evento, perché sono orologi al top. E allora, buon orologio a tutti, che sia soprattutto Oris. Grazie e complimenti.
Prima di salutare il carissimo amico Antonio, il fratello Gianluca, voglio presentare anche la mamma, la signora Giulia. E questa splendida donna che da poco ti ha reso papà, che si chiama? Maria Grazia. In perfetta forma, meno male che ci sono loro che sono belle. Allora, c'è anche un altro negozio mentre parliamo, stiamo guardando le immagini, proprio vicino qua. Noi che siamo Pezzuto Home, che si interessa della casa, un po' bomboniere, riusciamo a soddisfare un po' a 360 gradi un po' tutto quello che è la gioielleria. Soprattutto per Natale, arriva Natale tra poco. Abbiamo delle belle cose a un prezzo eccezionale da poter offrire senza spendere tanto. E fare adeguati alla crisi, insomma. Siamo alla crisi, sì. Antonio, vogliamo ricordare un po' tutti i punti vendita delle gioiellerie Raffaele Pezzuto? Vendita Pezzuto Raffaele sono Marano in via Merolla, Pezzuto Home sempre in via Merolla, poi abbiamo Aushan, Mugnano, AEG Pezzuto e poi abbiamo Pezzuto & Co. su Quarto con una boutique Swarovski. Insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io ti auguro uno splendido Natale. Grazie anche a te e a tutti i nostri telespettatori e anche a te, perché futura mamma, complimenti e auguri, doppi auguri. Grazie. E mi raccomando, l'orologio Oris, quello da non perdere mai. Non perdere. Grazie a tutti i telespettatori.